Questa mattina a colazione voglio provare questa granola che ho comprato in Norvegia. Mi aveva attratto molto dal pacchetto, dagli ingredienti, c'erano tanti gusti, ad esempio col cioccolato, frutta secca, questi però con i frutti rossi erano quelli che avevano gli ingredienti migliori, che poi ho cercato di tradurmi un po' dal norvegese, non è stata un'impresa facile, comunque mi attirava tantissimo ed ero davvero curiosa di vedere com'era. Quindi in una ciotola mi sono andata a mettere un pochino di yogurt, semplicissimo yogurt bianco. Ogni volta che inquadro qualcosa di bianco la luce si abbassa tantissimo. Comunque adesso ci andrò a versare dentro la granola e poi vi dirò com'è. Poi mi piace il fatto che non ha pezzettoni troppo grossi. Ogni tanto quando compro delle granole già pronte hanno degli agglomerati giganteschi di fiocchi, questa invece è molto più granulosa, piccolina, quindi sono contentissima. Dunque, il gusto è molto buono, l'unica cosa che mi ha un po' delusa, fra virgolette, perché poi sono sciocchezze, è che ci sono pochissime bacche. Io nella mia ciotola ne ho fatta cadere una, ma credo che in tutto il pacchetto ce ne siano 3 o 4, e quindi pochissima frutta in pezzi, invece sembrava ce ne fosse molta di più, peccato. Però niente, molto buona, quindi sono contenta del mio acquisto. Il pranzo di oggi è leggero ma al tempo stesso molto nutriente. Ho fatto un piatto unico, diciamo, con quinoa, funghetti e lenticchie, poi tutto quanto insaporito con salsa di soia, spezie come curry, curcuma e così via. Semplicissimo, perfetto quando avete pochi ingredienti in casa e anche poco tempo per cucinare. In una pentola ho messo la quinoa che avevo come sempre prima sciacquato sotto l'acqua corrente e ho coperto tutto quanto con dell'acqua pulita. Adesso aspettiamo che cuocia bene. In una padella ho messo i funghi trifolati tagliati a fettine e vado ad aggiungere solo un filo d'olio. Andrò ad aggiungere come fonte proteica, diciamo, queste lenticchie. Queste sono della linea biologica della Valfrutta, è la prima volta che le provo, però dovrebbero essere buone, quindi andiamo a metterle dentro. Ovviamente scolerò bene l'acqua. Vado ad aggiungere quindi le mie lenticchie scolate, guardate che carine, sono contentissima che siano piccoline, perché di solito quelle in barattolo sono quelle giganti e molto grosse e purtroppo anche poco saporite, quindi queste piccoline sono di sempre molto più saporite, appunto. Le vado ad aggiungere insieme ai funghi, mescoliamo bene la quinoa cotta. Adesso faccio rosolare bene sul fuoco, anche per far asciugare un pochino l'acqua sia delle lenticchie che dei funghi, che anche un pochino quella della quinoa, e intanto posso insaporire. Vado ad aggiungere la salsa di soia, aggiungo un pochino di peperoncino, una spolverata anche di curry ed infine anche una spolverata di curcuma. Alzo il fuoco e mescoliamo bene. Io non vado ad aggiungere altro sale perché ho già messo la salsa di soia, quindi mi raccomando, se volete rifare questo piatto aggiungete voi il sale se vi sembra poco insipido, oppure aggiungete un altro po' di salsa di soia. Per merenda ho fatto una piadina farcita, all'interno ho messo dell'insalatina fresca, carotine a julienne e il pesto di tofu e pomodorini secchi che vi abbiamo fatto vedere nel video dedicato al tofu con le 3 ricette per utilizzare il tofu. Trovate la ricetta nella descrizione e nelle schede in alto come sempre. Alla Lidl ho trovato queste piadine che non sono affatto male per gli ingredienti, perché sono soltanto con l'olio extravergine d'oliva e poi, come vedete, non hanno altre schifezze dentro, quindi farina di frumento, acqua, olio, amido di riso, sale e aroma naturale. L'unica pecca è che ovviamente sono bianche, non sono integrali, però ecco, una volta ogni tanto direi che ci stanno benissimo, quindi se cercate delle piadine abbastanza buone come ingredienti potete prendere queste della Lidl.
Quindi la vado a mettere in una padella e la faccio scaldare qualche minuto per lato. E vado a farcire la mia piadina con un pochino del pesto di tofu. Questo ve lo avevamo fatto vedere in un video con le tre idee per utilizzare il tofu. È delizioso, è un pesto ai pomodorini secchi. E devo dire che mi sta piacendo tantissimo come sapore, perché è molto saporito e soprattutto si abbina bene su qualsiasi cosa. Poi aggiungo un pochino di carotine che ho tagliato a julienne e un pochino di insalatina fresca. E la mia piadina è pronta per essere mangiata. Questa sera cena super goduriosa con questo mega panino farcito. Questo è il panino che abbiamo registrato oggi pomeriggio con il tofu, che sono queste fettine qua ripassate nella salsa di soia, è squisito. Qui ho anche un po' di hummus che è avanzato e credo proprio che me lo mangerò. E ci accompagnerò una bella insalatina fresca. Volevo farvi vedere l'interno. Guardate che cosa bella! Buonissimo, poi il tofu fatto in questo modo è davvero davvero squisito. Io adesso me lo vado subito a mangiare, come sempre mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e se ne volete vedere altri. Ciao!